Ultima giornata del girone d'andata, un pareggio che è sembrato un po' comodo per entrambe le squadre. Lei cosa ne dice? Un pareggio più che comodo, un pareggio molto giusto. Perché le due squadre oggi pomeriggio, finché hanno potuto, finché il campo ce l'ha permesso, abbiamo giocato a calcio. Dopodiché il campo ghiacciato e la posta in palio penso che sia stata talmente tanta che le due squadre a un certo punto gli andava bene il pari a tutte e due, quindi è giusto così, però la rivalità e tutto quello che è stato sul campo era san agonismo. Un giudizio su questa Colognese, un giudizio sul suo Mantova? Ma sulla Colognese io ho sempre detto che una squadra che ha il girone di ritorno di andata e seconda in classifica ha sicuramente dei valori assoluti, perché se no ci si può stare per una o due domeniche ma poi dopo non ci si sta più. Se sono arrivati alla fine di girone d'andata seconda in classifica hanno dei valori, oggi l'hanno dimostrato, io spero alla fine di trovare ancora la Colognese nelle posizioni importanti della classifica. Un giudizio fortemente sportivo, un bilancio invece su questa prima parte di campionato per la vostra società? Ma penso che dopo le vicissitudini estive del Mantova, pur portando in giro un nome importante come quello del Mantova, io penso che la società e la squadra stia facendo tantissimo, perché da un fallimento, pur cambiando categoria, non è sempre sicuro di arrivare in vetta alla classifica. Noi ci siamo dalla quinta giornata, oggi è finito il giro di ritorno, di andata, io spero alla fine di essere ancora in questa posizione per poter festeggiare l'obiettivo che ci siamo prefissati o che si è prefissata la società all'inizio dell'anno.